Siamo in compagnia del senatore Pietro Pizzo, il quale sta per presentare il libro scritto a quattro mani con il giornalista Attilio Vinci dal titolo L'uomo, la politica. Ecco, senatore, lei ha attraversato quella che viene conosciuta principalmente come la Prima Repubblica, una grande epoca per la politica con una grandissima partecipazione popolare e sicuramente molto è cambiato da allora. Pertanto le rivolgo questa domanda: come è cambiata la politica negli ultimi 30 anni? Ma io sono stato protagonista negli anni 70-80, ereditato da mio padre, una storia bellissima, perché mio padre è stato deputato regionale, assessore regionale, sindaco di Marsala. E io ho sposato la causa socialista e dalla morte di papà mio mi sono candidato, sono stato eletto consigliere comunale nel 65 e ho fatto il consigliere comunale per 34 anni, vi rendete conto. Poi ho fatto il deputato regionale per 11 anni, l'assessore regionale per 5 anni, mi sono dimesso dalla regione in anticipo per andare al Senato e ho completato col Consiglio d'Europa. Una vita piena, completa dal punto di vista politico, ritenendo di aver fatto il mio dovere verso la Sicilia, verso le istituzioni, verso la mia città, con tante opere pubbliche che richiamano il mio periodo storico. Cos'è cambiato? È cambiato che penso che allora c'era la coscienza di avere essere e non apparire. Molto spesso il politico preferisce apparire piuttosto che fare le cose. Io ho sposato la causa dell'essere e questo mi ha portato ad avere un apprezzamento, lo dico con modestia, non voglio essere vanitoso. Oggi presento il libro che rappresenta questa pagina di storia, non solo personale ma anche della città, perché il libro è... ritengo molto bello perché le cose che dico sono testimoniate dalle foto, 170-180 foto, che le cose che io ho avuto modo di raccontare, c'è la testimonianza con la foto. Pizzo incontra Corbos Andreotti per dare la bottiglia con l'anno di nascita, c'è la foto Pizzo Corbos Andreotti, Pizzo incontra Arafat, c'è la foto con Arafat. Io faccio una partita amichevole di beneficenza a Palermo con gli attori politici, Montesano, De Crescenzo, Rivera. E l'incasso l'abbiamo dato alla Carsa di Carina, 100 milioni, ci sono le foto della partita, quindi da questo punto di vista è la verità, che politico può dire ho fatto questo e poi è vero o non è vero. Ogni cosa che dico, le leggi, c'è la copia della legge, la legge Bobbino Albero, la legge Pizzo, Rutelle, quindi questo rappresenta la mia storia di dire le cose testimoniandole con grande entusiasmo e con grande umiltà. Pietro Pizzo è stato ed è un protagonista della vita politica siciliana, un uomo inguaribilmente legato alla propria città, al proprio territorio, che ha tutelato, difeso, valorizzato in ogni suo ruolo, da amministratore comunale a parlamentare regionale, uomo del governo in Sicilia e parlamentare al Senato. Una vita intensa che va ricordata e va indicata alle nuove generazioni, perché è stato un esempio di coerenza. Di coerenza ideale in una stagione nella quale i voltagabbana e i saltabanchi ormai non si contano più. Presidente, si ricandiderà alla presidenza della regione? Sono già candidato. Tanti auguri a tutti.